Io non vorrei ripetere sempre le stesse cose, però lasciatemelo dire, che questa Coppa Italia tutta merita di Rino Gattuso. Spetta a lui, perché andiamo a fare un excursus degli ultimi 6 mesi, quando da quel 10 dicembre De Laurentiis fu costretto ad esonerare Ancelotti. Ma mi dite un allenatore non del rango di Ancelotti, anche inferiore, quindi che abbia vinto, che abbia dei precedenti importanti in altre società di primissimo piano. Ma lo dite, quale di questi allenatori avrebbe accettato di venire in quel casino che era il Napoli, in quel 10 dicembre, quando De Laurentiis, sconfessando se stesso, ma è degli uomini intelligenti quello di rivedere le proprie idee, no? Sconfessando se stesso, fu costretto a mandar via Ancelotti. Fu costretto perché il Napoli stava precipitando verso il baratro. Rino Gattuso si è ritrovato ad allenare una squadra che dopo 4 partite di sua gestione, quindi quando stava provando a rimettere a posto tutti i cocci, quasi quasi lottava per non retrocedere. Chiaro? Questa è storia. Noi la storia non la dobbiamo mai dimenticare, altrimenti non possiamo neanche apprezzare il presente. E il presente va apprezzato perché c'è quella storia lì, di un uomo che non aveva panchina, che aveva lasciato il Milan lasciando pure i soldi, oltre al suo posto in panchina. Era lì in attesa di proposte e ne aveva tante. Ecco perché questa Coppa Italia va ascritta tutta a merito di Rino Gattuso, ma tutta quanta, gli spetta per intero, se l'è meritata, se l'è sudata, se l'è conquistata, ha trovato un gruppo di ottimi calciatori, perché sono ottimi calciatori. Il Napoli non meritava quella gestione troppo superficiale che c'è stata con Ancelotti. Ma voi avete visto anche le sostituzioni che ci sono state ieri sera nella finale contro la Juventus? Cioè, in campo sono entrati Allan, Yusai, Milik, oltre agli altri. Cioè, parliamo di calciatori. Yusai, fino a 2 anni fa, aveva una clausola rescissoria da 50 milioni di euro e De Laurentiis pretese che su quella clausola ce ne fosse un'altra, che non potesse andare al Chelsea, altrimenti il Chelsea lo avrebbe preso per 50 milioni di euro. Milik, lo sapete tutti, piace alla Juve, piace a tanti altri. Allan, idem, e il prezzo non scende al di sotto dei 50 milioni. Erano in panchina. In campo c'erano gli altri, oltre a Politano, che ha dato la verve che serviva sulla corsia destra, perché Kayakon si era sacrificato in un ruolo di contenimento tra Alexandro, Dybala, Cristiano Ronaldo, che ronzava molto spesso dalle sue parti. Allora, Rino Gattuso è stato bravo ad incollare i pezzi, ma i pezzi erano tutti di pregio. Quindi, oltre al merito di Gattuso, bisogna anche dire che De Laurentiis comunque aveva costruito una squadra che potesse quest'anno lottare per lo scudetto se avesse avuto un manico diverso. Ecco, se ci fosse stato Gattuso dal primo giorno nel ritiro a Di Maro a luglio, il Napoli oggi sarebbe ancora in lotta per lo scudetto. Non è che lo dico perché sono tifoso del Napoli, lo dico perché i fatti raccontano proprio questo. Allora, mai più allenatori che vengono a Napoli portando a spasso il proprio nome e talvolta il proprio passato. Ora il Napoli deve continuare su questa striscia, su questi tecnici affamati, Mazzarri, Sarri, ora Gattuso. E non è un caso se De Laurentiis, nel momento in cui farà firmare questo nuovo contratto a Gattuso, gli metta anche una clausola da 8 milioni di euro, perché il presidente vede più lungo degli altri, in anticipo, e ha capito che Rino Gattuso può essere il Cholo Simeone del futuro, un allenatore capace, che ha vinto tanto da allenatore, che sa come motivare i gruppi che non possono essere competitivi al pari di squadre come la Juventus, che compra, ma fino a questo momento con Maurizio Sarri non
non ha vinto nulla. Ciao.